Si parte per una nuova avventura! Bentornati avventurieri su Grid 2! Nello scorso episodio abbiamo gareggiato in Europa con il terzo e ultimo club di questa seconda stagione, gli Eurorand, che a differenza dei New Union corrono con le Touring Cars. E in questo episodio cominceremo a correre nella WSR in Europa. Ma prima di iniziare con la WSR, andiamo a fare questa gara di resistenza a Barcellona. Dura 6 minuti. E la nostra Audi è un Audi TT RS Roadster. Ovviamente il percorso cambia da un momento all'altro, quindi attenzione. Senti, ecco le ultime raccomandazioni. Il percorso può cambiare all'ultimo momento, quindi stai allerta. Già. 3, 2, 1, vai! Gli eventi promozionali servono per promuovere il nostro nome, quindi tieni sempre a mente l'obiettivo. Già. L'obiettivo principale è terminare questa gara di resistenza e il nostro obiettivo è Skull Candy, che non fa caramelle, bensì cuffie, capito? Cuffie per la musica, ecco, e anche le casse Bluetooth. Era meglio se guardava avanti, perché questo doppio sorpasso è stato abbastanza rischioso, e se il livello dei danni è completo è molto male. Attualmente mi trovo al primo posto con la mia Audi Roadster. Per chi non sapesse niente di resistenza, comunque ecco le regole: dobbiamo precedere i nostri avversari e sopravvivere il più a lungo possibile. Il nostro obiettivo è... sono questi, chiaro. E in gara ho paura che non si possano modificare. Bene. Adesso bando agli indugi e riprendiamo a correre. Vai! Ma che è successo? Il cancelletto della partenza è sparito. Giurerei che fosse lì un attimo fa. Per il momento abbiamo fatto 3,9 km. Ora 4 km. Attenzione diritto. Dobbiamo svoltare. Oh. Wow. Siamo in testa al gruppo, molto bene. Attenzione, si svolta a destra. Oh. Mancano 4 minuti. Ancora 4 minuti, grazie Scott. Un secondo. Non siamo già stati qui? Mi pare proprio di sì. E come se ci siamo stati? Caspita però. È proprio bella la città di Barcellona. In Catalogna. Vabbè, l'auto sarà anche sciupata, ma per il momento siamo saldamente in prima posizione e abbiamo fatto 7,5 km, mica male. Aspetta, siamo tornati dove eravamo prima? Sì. Mancano 3 minuti. Ancora 3 minuti, siamo a metà gara.
non c'è nessuno alle spalle. Forse deve essere questo il bello dei Live Routes. Le gare dei percorsi dinamici praticamente consistono in delle gare da punto a punto o con percorsi che cambiano, e non puoi sapere dove siano finiti i tuoi avversari, perché l'unica cosa che puoi vedere sulla minimappa sono quelle due frecce. E ora sul nostro contagiri e contachilometri si è accesa la spia luminosa di pericolo generale, che indica che l'auto è abbastanza danneggiata. Quindi attenzione, che se diventa rossa dopo è un guaio. 2 minuti al termine. Già. Ehi, ma abbiamo superato la Sagrada Famiglia e anche l'Arco di Trionfo. Mica male. Attenzione a non schiantarci. Vabbè che abbiamo i flashback, però se ci schiantiamo troppo forte dopo dovremo ricominciare da capo. Avanti così non ci resta molto. Wow, mai vista questa zona. Ah, però ho già fatto 13 chilometri. Ultimi 60 secondi. Non è la suoneria di un telefono di qualcuno, spero. Perché c'è una strana musica in sottofondo. Caspita. Ma qui non ci siamo già stati prima. Stiamo girando in tondo, mi pare. Ultimi 30 secondi. 30 secondi. Avanti così, ci resta poco. Ultimi 10 secondi. 5 secondi che abbiamo vinto, dai! Congratulazioni! Ho vinto la gara di resistenza Skull Candy. Ottimo lavoro! Che prestazione! Hai dato agli sponsor proprio quello che volevano. È vero! Hai detto la cosa giusta, Scott. E mi sa che abbiamo raccolto altri fan. Completato un obiettivo. E ora siamo arrivati a quota 441.500 fan. Completa gli obiettivi e vedrai che avremo tanti nuovi tifosi. C'è un'autosfida. Ma prima di andare all'autosfida, andiamo nella WSR e alla pubblicazione dei nomi dei nuovi club che parteciperanno alla competizione. Gran parte degli utenti si collega ad Europa e a giudicare dai commenti dovremmo avere un pubblico abbastanza folto. Sì, hai ragione Patrick, dovremmo avere un pubblico abbastanza folto. Allora, qui abbiamo una gara e un controtempo. Io direi di iniziare dalla gara. Siamo in Costa Azzurra. La Turbi e la Leopolda. E abbiamo delle Classic Muscle, Euro Classic, JDM Classic, Hot Hatch e Sports Coupé. Allora, abbiamo molte auto tra cui scegliere. Ma io direi di prendere... No, l'Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio verde. Speriamo me l'abbia presa. Speriamo.
stava scherzando. In Europa gli sport automobilistici sono davvero popolari. È vero, e Scott. E allora forza, facciamo divertire questi tifosi. Eccomi lì. Ed ecco qui Callum Kirkwood. 3, 2, 1, vai! Va bene, ora facciamo davvero sul serio, perché non ci sono solo i piloti europei qui con noi, ma anche i diversi piloti statunitensi, tra cui... Sei quarto, puoi salire sul podio. I Trans America Pacers e i New Union. Ed ecco il mio pseudo fratello Lorenzo Vela. Harrison Carter. Ho sfruttato la sua scia. Bene, secondo. Ora penso al primo posto. Devo raggiungere quel britannico, Callum Kirkwood. Avanti. Questa vecchia scatoletta non mi ha mai deluso prima d'ora. Ah! Bella manovra. Sono sul leader, sono su di lui. Sono su di lui, avanti. Mi sono in scia. E adesso lo sorpasso. Avanti. Continuiamo così, siamo in testa. Però se ci sono un americano ed uno statunitense, cioè uno statunitense ed un britannico, a confondermi le idee proprio no. Attraversiamo questo tunnel fino all'uscita e ora verso il rettilineo finale vinciamo. Fatto vedere a tutti di cosa sei capace. Completato un obiettivo e tagliato per primo il traguardo. Esatto, Scott. La prima prova è andata. Sei primo, ma non rilassarti. Sarai il nemico numero uno in pista. Eh già. Chiaramente non sono tutti i piloti, sono solo i migliori piloti più importanti da tenere d'occhio. Ma ci aspetta la seconda fase. E siamo sempre in Costa Azzurra, quindi attenzione. Le pareti rocciose irregolari che fiancheggiano il percorso sono terribili. Stanne alla larga. È vero, Scott. Ti voglio aggressivo fin dall'inizio, parti in mezzo al gruppo. Vero. Migliora la tua posizione. Quella era la mia Alfa Romeo. 3, 2, 1, via! C'è Enzo Frittelli. Aspetta davanti. Un'altra gara oggi. Cerca di guadagnare qualche posizione nelle prime due. Enzo Frittelli è uno dei piloti migliori nei DV0, insieme al suo amico Vito Bianco. Sì, a metà strada, ma puoi migliorare. Già, è che qui è stretto, ma attualmente mi trovo al quinto posto con la mia Alfa Romeo con i colori di Pokémon Spada. Oh. Sei terzo. Doppio sorpasso. Grandiosa mossa sulla scia. Sto sfruttando la scia di Harrison Carter. E ora sì che sto guidando bene in autostrada. Stiamo andando dalla parte giusta. Non siamo più in contromano, ma ci sarà pessimo segnale qua dentro. Avanti. Sono a metà della gara e Lorenzo Vela è attualmente il leader dell'evento, o meglio della gara. Peccato, stava per fare testa coda. Sei in seconda posizione. Già, e adesso devo raggiungere questo mio avversario temuto, lo spagnolo Lorenzo Vela. Avanti, su. Avanti. Gli sto in scia. E ora lo sorpasso. Sempre che non sia lui a sorpassare me. Manca poco. Dai, manca poco. Manca pochissimo. E vinciamo! Benissimo. Grande prestazione.
prestazione, Lorenzo. Sei arrivato primo, sapevo che ce l'avresti fatta. Concordo, Scott. Ce l'ho fatta. E ho concluso al primo posto. E completato un obiettivo. Mica male. Altri fan che si stanno aggiungendo. E siamo già a oltre mezzo milione di fan. Ok, Lorenzo. Ho deciso di introdurre qualche evento in più in questa serie per rispondere al feedback del pubblico. Cerca di stare al passo. Certo, Patrick. Certo. Ah, però. Tuttavia non abbiamo ancora sbloccato la finale. Ma vediamo di sbloccare questa BMW Serie 1 MQB. Siamo a Red Bull Ring, da quello che vedo. E il Red Bull Ring è in Austria, mi pare. Red Bull Ring non va preso sotto gamba. È costruito su un terrapieno enorme, quindi attento alle frenate. Già. Vai! Forza, non deludermi. Vedo l'ora di mettere le mani su quella vettura. Nessun problema, Scott. Questa del resto è la stessa vettura che ha avuto Lucien Galfione, il capo dei DB0. Però, mica male, questa BMW va veloce. Attenzione a non esagerare. E attenzione che davanti è chiuso. Qui a Red Bull Ring ci ha corso anche il MotoGP. Mancano solo pochi secondi, ce la faremo? Certo che ce la faremo, anzi ce l'abbiamo fatta! E questa vettura con noi! Bel lavoro, la porteremo a casa con noi. Lo hai detto, Scott. Lo hai detto. Per ora nessun obiettivo completato. Dobbiamo aumentare l'interesse del pubblico per la prossima stagione. Quindi partecipa agli eventi promozionali disponibili. Certo. Infatti partecipo a questo sorpasso al Pine Stars con questa Subaru. Finora abbiamo posseduto ben 40 vetture. Niente male. Ed effettuato 66 sorpassi. È il momento di un giro turistico di Parigi a tutta velocità. Mostra a tutti come si guida in città. Vai. Andiamo. Siamo qui per trasformare tutte quelle persone in tuoi tifosi. Completa l'obiettivo e ce la farai. Ecco, ho già sbagliato tutto. Ho fatto un triplo sorpasso, ma dopo ho urtato. Oh, Ponte dell'Alma. Qui la via è a due carreggiate separate. A questo ritmo passerai abbastanza vetture per vincere. È vero. Parigi, capitale francese. È proprio una bella città. Il Ponte dell'Alma è proprio bello. E la Tour Eiffel poi, numero uno. Una curiosità che so sul nome Paris, è che questa parola è una parola di origine latina, evidentemente. Riguarda forse un personaggio che si trova sull'Iliade. Paride. Sei il favorito per la vittoria, ma non rilassarti troppo e spingi fino alla fine. E infatti Paris, Paridis, in latino è proprio Paride, uno dei personaggi dell'Iliade, mi pare, giusto? Ah, forse qui conveniva frenare con sufficiente potenza. Ecco, va già meglio.
Avanti così. Ci aspettano altre vetture più avanti. Alla prossima, Trocadero. E alla prossima, Champs-Élysées. Ultimo giro, dacci dentro. Certo, Scott. E dietro di noi c'è il Trocadero. Parigi, la città dell'amore. Ora non... Certo, pilota che ti precede è finito fuori strada. Bene! Non è tempo per del vino e delle baguette, ma dobbiamo restare concentrati. Anche se Parigi non è niente male come città. Forse qualche città italiana ce la potevano mettere. Napoli, per esempio. Roma. Chi lo sa? E magari qualche gara da punto a punto all'Isola d'Elba. O il circuito di Monza. Anche quello non sarebbe mica male. Vinciamo. E vai. Abbiamo vinto. 51.100 punti. Una grande prestazione e hai superato l'obiettivo. Ritenerti soddisfatto. Che poi il mio avversario non è stato eliminato. Ha solo perso tempo nel sorpasso. Ma abbiamo completato un obiettivo e ora faremo di sicuro incetta di fan. E questi fan ci basteranno forse per sbloccare la finale di stagione. Ti stai impegnando. E i tuoi sforzi stanno dando i loro frutti. Devi solo cercare di migliorare le tue prestazioni contro alcuni club. Sì, infatti questi fan non bastano. Andiamo in questa modalità controtempo. Siamo in Portogallo. Non siamo a Lisbona, siamo ad Algarve. Circuito GP e circuito nazionale. Questi nomi li ho già trovati in un altro circuito però. Credo che sia il circuito di Donington Park. E infatti il circuito di Donington Park, che qui non c'è, ha due nomi: circuito GP, quello con la specie di cucchiaio, e Donington National, il circuito nazionale, quello che taglia da diritto. Questa volta vorrei andare con questa Alfa Romeo 4C. E con questi colori di Pokémon Spada faremo di sicuro faville. Controtempo, quindi dobbiamo battere il record del percorso se vogliamo vincere. Devi mantenere l'auto sempre sotto controllo in curva, altrimenti potresti finire nella ghiaia. Già. Pronti? Via! Siamo partiti! Qui siamo alla guida di una Alfa Romeo e stiamo correndo la gara in Algarve. Questo è un classico circuito portoghese e vedo che insieme a noi ci sono sia gli Eliminacion, i New Union, no aspetta, i Transamerica e gli Eurorand. Grazie Scott. Questo del resto è lo stesso circuito che c'è su Grid Autosport nella modalità resistenza, che è di notte, il che non si vede un fico secco. Spingi di più nel prossimo settore, devi andare più forte. Ma con il sole in fronte che mi abbaglia, Scott, dopo non vedo niente. C'è Miguel Sousa in testa, fratello di Martin Sousa. Oh cielo. Oh no, non ce la faremo a battere il record di Miguel Sousa, fratello di Martin Sousa. Attualmente ci troviamo in undicesima. Ehi, cos'è successo? Wow! Dobbiamo battere quello di Callum Kirkwood. Oh cielo, andiamo! Sei al passo con gli altri, prova ad accelerare se vuoi. Lo so, ma che è successo? I comandi sono andati, non capisco. Stavo per azionare il flashback, eppure non lo so. Comunque, stiamo guidando benissimo, siamo al primo posto. Di tempo.
nessuno alle spalle. L'ultimo in gara qui è Enzo Frittelli, cugino di Enzo Beneventi. Comunque, vi ricordate anche di Liam North? Bravo, e guidando senza sbavature. Grazie, lui è irlandese e ho assunto lui perché mi pareva abbastanza bravo e piuttosto aggressivo. Comunque, se qui ci avessero messo la città di Lisbona come percorso cittadino, non sarebbe stato niente male, perché io ci sono stato. Siamo già all'ultimo settore, non manca molto. Dobbiamo solo spingere verso il rettilineo finale e vincere. Ti prego, dimmi che ho segnato un nuovo record. Ah, sì! 1:29. Niente male. Guidando la classifica dell'evento, non mollare. Eh già, attualmente ci troviamo in testa nell'evento. Ma i giochi non sono finiti qui, ci aspetta la seconda prova, che si svolge nel circuito nazionale dell'Algarve, in Portogallo. La velocità in rettilineo è fondamentale. Se esci lento da una curva, potresti perdere tantissime posizioni. Vero. Pronti? Via! Mi raccomando, sfrutta al massimo il percorso per strappare il tempo migliore. Vero, Scott. Siamo partiti. Attenzione, questa volta non è più circuito GP, è circuito nazionale. Quindi, Algarve Nacional, direbbero in portoghese. Più rapido degli altri, va bene così. Grazie di nuovo, Scott, non devi dirmelo due volte. Ma va bene. Questo è tipo il circuito sprint. Ma il meglio deve ancora venire, perché c'è un francese giusto davanti a noi, il cui passo mi sorprende. Attualmente ci troviamo all'undicesimo posto con la nostra Alfa Romeo con i colori di Pokémon Spada di Race Driver Grid. Il circuito nazionale è più lungo e ha una curva a gomito, il circuito GP è più, diciamo, corto e ha però una serie di tornanti. Ecco lì il mio pseudo fratello Lorenzo Vela. Ora siamo in decima posizione con la nostra Alfa Romeo 4C con i colori di Pokémon Spada. Avanti. Un ritmo di gara è simile a quello degli altri. Prova ad accelerare. Ok. Sempre che questo rottame arrugginito me lo consenta. Comunque, questo è il mio ultimo giro. Non distraiamoci. Sto per vincere. Se so la posizione, magari. Se sapessi dove so... Oh no. Riuscirei a vincere senza problemi. Oh. Togliti di torno, Enzo Frittelli. Che già mi hai provocato delle belle frittelle sulla mia nuova Alfa Romeo. Invece su Grid Race Driver c'è un altro che fa di cognome Beneventi ed è Luca Beneventi. Lui invece, chiamiamolo così, è il fratello di Enzo Beneventi e anche se corre nelle auto prototipo, lui ama comunque le GT1, quindi le Aston Martin, le Koenigsegg CCGT e persino la prestigiosa Lamborghini Murcielago, guidata dallo scozzese Marino Franchitti. Sì, però una piccola distrazione e finivo fuori strada. Caspita. Ci mancano altri 25.000 fan. Non possiamo distrarci proprio adesso. Ah! Dimenticavo l'abbagliamento dovuto ai raggi del sole.
vinciamo. Va bene, ce l'ho fatta. Ho vinto gara e campionato. Di controtempo, chiaro? Grande prestazione, Lorenzo. Bel lavoro. Hai vinto la fase, così si fa. Già. E sopra il capo dei Divi Zero, Lucien Galfione. Speriamo di arrivare almeno a 550.000. Sì, ce l'abbiamo fatta! La potenza europea per la VSR è stata incredibile. Ora dobbiamo solo scoprire chi sarà il campione di questa stagione. Dimostriamo ai nostri tifosi europei che ci meritiamo tutto il loro supporto. È vero, Patrick. Mi sa che abbiamo sbloccato la finale di stagione. Miguel Sousa, perché dovresti darmi del pilota inesperto? Andiamo in queste gare. Faremo vedere a Miguel Sousa chi comanda. Siamo a Red Bull Ring, circuito Nord, e Brands Hatch, circuito Indy. La prima prova è in Austria, la seconda in Inghilterra. Andiamo con questa BMW. C'è tensione, lo so, ma dovremmo far mangiare la polvere ai nostri avversari. Il percorso qui è molto stretto, ci sono delle vie di fuga, ma attento a non finire bloccato nella ghiaia. È vero. La posizione di partenza avrebbe potuto essere migliore, ma puoi e devi migliorare per arrivare in testa. Harrison Carter. Dove sono? Ah, nelle retrovie. Andiamo, vai. Siamo... Oggi si corre su un circuito, quindi resta in traiettoria e non uscire di pista. Siamo partiti. Qui siamo alla guida di una BMW M3, una Classic Euro. Bel sorpasso, ora prova con il prossimo avversario. Esatto, qui siamo a bordo di una Classic Euro e stiamo correndo nel Red Bull Ring, dove dovrebbe aver corso il MotoGP anche, giusto? Riguardo. Sto guidando bene, ora sono quarto, è vero. Attualmente sono in quarta posizione con la mia BMW M3 con i colori di Pokémon Spada. Dai, studia la sua traiettoria e trova il momento migliore per sorpassarlo. Sto sfruttando la sua scia, Scott. Sei sul podio. La seconda posizione è vicina. Era vicina. Avevo sorpassato Callum Kirkwood e ora lui ha fatto lo stesso con me. Attenzione, forse frena e lo sorpasso. Adesso rimane solo Lorenzo Vera da raggiungere, capo degli Eliminazioni. E mio. Non hai fatto errori finora, continua così. Grazie, Scott. E mio più temuto avversario. Cerca di riprendere il passo, l'uscita di pista ti ha rallentato. Sto spingendo al massimo, Scott. Quello era il miglior giro finora. Però le foreste austriache. Ehi! Oh! O è un difetto della mia tastiera? Già. Mi chiedo perché non sia partito il flashback. O la mia tastiera è scarica. Anticipa un po' la staccata. Certo, grazie, Scott. Non capisco perché non mi faccia usare il flashback. O è un difetto della mia tastiera, oppure non posso usare due flashback di fila. Ci vediamo, Lorenzo Vela. Adesso in testa c'è Lorenzo Bucci. Ultimo giro, sei primo. Ce l'hai quasi fatta. È vero. Adesso loro cercheranno di confondermi le idee, specialmente Lorenzo Vela e Callum Kirkwood. Bisogna tenere d'occhio questa curva. Il secondo non molla, non distrarti. E anche questa che è abbastanza a gomito. Non importarcene per il circuito GP, ma fare comunque attenzione a quella curva a gomito. E adesso
direi che possiamo vincere e andare verso il traguardo. Sei stato primo per tutto il giro e come ricompensa hai passato l'obiettivo. Esatto. Così si corre, amico. Hai tagliato il traguardo con l'obiettivo raggiunto, bravo. Ora puoi solo peggiorare la tua classifica, vedi di difenderti. Sei proprio buffo, Scott. Mi dici che ho completato due obiettivi e adesso posso solo peggiorare la mia classifica. Non sono così stupido da farlo, però, eh? Adesso ci sposteremo in un'altra zona, in Inghilterra. Lo stesso circuito che c'è su Grid Autosport. Non dici niente, Scott? Ecco Lorenzo Vela, questo tipo è famoso per il suo stile di guida aggressivo. Questo è Lorenzo Vela, quell'altro è Callum Kirkwood. 3, 2, 1, via! Ma come, proprio ultimo? Certo che mi volete proprio male. Comunque eccoci qua. In Inghilterra siamo tornati. Anche se non siamo a Donington Park, siamo comunque fieri di correre nel circuito di Brands Hatch. È lo stesso circuito che c'è su Grid Autosport, circuito Indy e circuito GP. Si taglia diritto, quindi questo è il circuito Indy. Bel lavoro, sei in terza posizione. Eh già. La stessa pattern di questo circuito assomiglia a quella di Donington Park, comunque. Ancora tre giri. Perché? Come a Brands Hatch c'è il... Wow! Perché come a Brands Hatch c'è il circuito GP e quello Indy, così a Donington Park ci sono il circuito GP e Donington National, nonché il circuito nazionale. Britannico dei miei stivali, sei pregato di non tamponarmi, grazie. Continuiamo così, sono in testa. Bravo, stai guidando senza sbavature. Esatto. E ci siamo lasciati un po' di avversari alle spalle. Continua a difendere il primo posto. Guida senza sbavature finora. Bravo. Esatto. Questa curva è sempre una rogna. L'ho affrontata molte volte su Grid. 5 secondi di vantaggio sul secondo, continua a spingere. L'ho affrontata molte volte su Grid Autosport. E per poco finivo fuori pista. Veramente. Accidenti, il gruppo si fa sempre più vicino, dobbiamo spingere, non dobbiamo battere la fiacca proprio adesso. Sei primo, ti manca ancora un giro. Ultimo giro. Se riesco a mantenermi in testa fino alla fine, conquisteremo la vittoria. Bel drift! Ha! Sono davanti a tutti. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce l'abbiamo fatta! Primo posto! Non avevo dubbi, è stata una grande gara. Sembra che questa stagione sarà spettacolare. Giustissimo, Scott. Ma intanto io ho concluso al primo posto! E completato ben due obiettivi. Scott aveva ragione. Abbiamo raggiunto quota 669.500 fan. La prossima stagione si avvicina e ci serve più supporto del pubblico.
Cerca di completare qualche obiettivo degli sponsor. Jorge Espinosa, sei peggio di Miguel Sousa. Anche tu vuoi augurarmi buona sfortuna? Che maleducato. Comunque, ora ci rimangono gara e gara a eliminazione. Qui siamo a Barcellona, percorsi dinamici. Parigi, circuito della Senna, e Barcellona centro città. Prendiamo questa gara eliminazione. Proviamo la nuova BMW. Scoderà come un pavone, secondo Scott. 348.000 km, anzi 348 km. Non c'è modo di sapere dove andrà questa gara. Concentrati su un giro alla volta. È vero. Percorso dinamico. 3, 2, 1. Vai! Il gruppo è tesissimo dopo la partenza. È il giusto compromesso tra un setup da derapata e uno da pista. Prova il tuo ritmo e andrà a meraviglia. Eh già. Ora dobbiamo pensare a guidare e stare attenti al percorso. Il cronometro sta correndo e in coda la situazione è confusa. Chiunque potrebbe essere eliminato. Addio! È stato bello! Tieniti lontano dal fondo del gruppo. Ne rimangono solo 11, avanti così. Forse sta cercando di battere il record di gara più lenta della storia, ma attenzione, che qui cambia di continuo il percorso. Qualcuno è stato eliminato. Oh, fuori tempo massimo. Che peccato. Un attimo. Il cancelletto della partenza era qui, mi pareva. No? Oh cielo. Avanti, che Lorenzo Vela, il mio avversario temuto, sta guidando questa corsa. Ah, non ce la farò mai a raggiungerlo. Eliminato, che peccato. Eccolo là. Sono sul leader, lo tengo. E lo sorpasso. Attenzione. Sayonara, baby. Forza, premi quell'acceleratore! Enzo Frittelli, eliminato. Ma che sta facendo un pisolino, Miguel Sousa? Ciao ciao! Avanti così. Dovremmo affrontare questo labirinto, ma non dovremmo preoccuparci per quello che succede dietro. Ora deve prendere la situazione di petto, cofano e parabrezza. 5 piloti rimasti. Mostra loro di cosa sei capace. Avanti, siamo rimasti in 5. Mica male, no? Colpo! E sarai sul podio. Sono rimaste 4 auto. Questo pilota deve fare un salto di qualità. Harrison Carter. Non ce l'ha fatta. Sul podio, ma non accontentarti. Sono rimasti in 3. Non si sta risparmiando là dietro, ma basterà? Mia nonna diceva sempre, se ti chiedi se qualcosa basterà, allora non è abbastanza. Stai guidando alla grande, ancora un piccolo sforzo e la mia nonna è saggia. E non fatela arrabbiare perché vi rincorrerà con la frusta in mano. Siamo agli ultimi secondi di gara. E vai, primo posto!
in testa nell'evento. La prossima gara si svolgerà a Parigi. Stiamo pronti. Conosco il circuito come le mie mani, quindi attenzione. Stretta e piena di tornanti terribili. Non fare errori gratuiti. Ma è stato. Ecco Vela, è un pilota molto aggressivo, quindi stai attento. Il mio avversario temuto. 3, 2, 1, vai! Nessuno vorrà rimanere indietro. Oggi. Eliminazione. Batti strada in fretta fino alla testa del gruppo e non dovresti avere troppi problemi. Già, hai ragione, Scott. Così che inizia. Sono primo. Uno fuori. E non ero io. Bel lavoro. Rick Sylvester è stato eliminato. Il pilota deve prendere il motore e lanciarlo oltre l'ostacolo. Eliminato! Lucien Galfione è stato eliminato. L'ultima posizione sembra persa. Qualcuno la vada a cercare, per favore. Ciao ciao! Felix Wilson è stato eliminato. Forse sta cercando di battere il record di gara più lenta della storia. Addio, è stato bello. Bruno Silva è stato eliminato. Bello delle gare nei circuiti cittadini non è tanto il percorso, quanto la presenza di ostacoli come barriere o cose simili. Ed eccone un altro fuori. Oh, fuori tempo massimo. Jorge Espinosa è stato eliminato. Il pilota all'ultimo posto sta facendo di tutto per recuperare. Forza, non è ancora finita. Eliminato, che peccato. Miguel Sousa è stato eliminato. Wow, ci è mancato pochissimo. Se non stavo attento, andavo a schiantarmi. Vabbè che avevo sempre i flashback, però un danno irreversibile e addio. Aglia. Siete rimasti in quattro. Ora rimangono 5 vetture ancora in gara. Sul podio è ancora meglio. Christian Bergman è stato eliminato. 4 auto rimaste. La tensione sale. Ed è fuori. Vetture tra te e la vittoria. Bene, Lorenzo Vela è stato eliminato. Ora dobbiamo fare i conti con un americano e un britannico. Avanti così. Stai guidando alla grande. Harrison Carter è stato eliminato. La vittoria sarà tua. Benissimo. Siamo agli ultimi secondi di gara. E vai, ho vinto. Sei in testa alla classifica. Fai di tutto per rimanerci fino alla fine. Molto bene. Rimane solo un evento. Questa volta si torna in Catalogna
a Barcelona e siamo in centro, vicino al centro commerciale Las Arenas. Ci siamo. Il percorso è disegnato sulle strade pubbliche, quindi l'asfalto potrebbe essere irregolare. È vero. Ecco Calum Kirkwood. Quel tizio sa giocare duro quando serve, cerca di evitarlo. Quel britannico dei miei stivali, proprio lui? Ok. Vai! Ci siamo, è l'ultimo round. Scegli con attenzione quando attaccare. Basta un errore per ritrovarti in coda al gruppo. È vero. Bisogna fare attenzione perché fra poco cominciano le eliminazioni. L'orologio non si ferma e non aspetta nessuno, men che meno i piloti in fondo al gruppo. Forza! Non vorrete mica essere eliminati così presto, eh? E sarà per la prossima volta. Tieniti lontano dal fondo del gruppo. Rick Sylvester è stato eliminato. Ma parlandovi dell'altro Rick, Rick Scott, quello non lo fermi neanche a dirgli stop, perché lui è un pilota Raven West. Quindi un tipo duro. Eliminato. Non rimanere indietro. Lucien Galfione è stato eliminato. Forse sta cercando di battere il record di gara più lenta nella storia, no? Felix Wilson è stato eliminato. Lorenzo Vela mi sta vicino. Ciao ciao! Finora stiamo andando bene, sempre che non ci sia uno spagnolo a darmi noia qui. Enzo Frittelli è stato eliminato. Forza, premi quell'acceleratore. Sayonara, baby. Sayonara è una parola giapponese, significa arrivederci. Diverso da Zai Zeng, che vuol dire arrivederci, ma in cinese. Aia. Ora rimangono 5 piloti. Ma lo sa che è nel bel mezzo di una corsa? No, Miguel Sousa non lo sa per niente. Se ne elimini ancora uno, sarai sicuramente sul podio. Eliminato Miguel Sousa, che peccato. Ah, sta andando bene, avanti così. Anche qui la via è a due carreggiate separate. Non ce l'ha fatta, sono rimaste in tre. Dai, il bello delle gare eliminazione è che quando ci sono 12 piloti parte questa musica di sottofondo che si fa più alta ogni volta che il timer si sta avvicinando allo zero. Siete rimasti in due, farcela forza. Esatto, ora siamo rimasti solo io e Lorenzo Vera, il mio pseudo fratello. Ma quale dei due Lorenzi vincerà? Siamo agli ultimi secondi di gara. Questo pilota deve fare un salto di qualità, però. Ho vinto! Contro il capo degli eliminazioni, Lorenzo Vela. Stai dominando la serie di eliminazioni. I tifosi arriveranno a fiumi. È vero. Finora sto andando bene e ho concluso al primo posto. Ho completato anche un obiettivo. Mica male.
quota 741.500 fan. Mica male. Non ci crederai, ma la risposta dei tifosi per questa serie e soprattutto per te è incredibile. Ma ascolta, non montarti la testa. Non sei ancora nei libri della storia dell'automobilismo. Questo livello di frenesia non è nuovo. Quindi vediamo di rimanere coi piedi per terra, d'accordo? Buona fortuna. Grazie, Patrick. 1:37 Ok, come ha detto Patrick Callahan, non montiamoci la testa, perché siamo alla finale di stagione numero 2, quindi dobbiamo concludere alla grande questo campionato. Dobbiamo arrivare al primo posto per assicurarci, o meglio, per agguantare un'altra vittoria. Avanti, diamoci dentro. Direi di andare con la mia Hyundai Genesis Coupé. Faremo di sicuro faville. Bene, è tutto pronto per la finale. Siamo noi e gli avversari. Dobbiamo riuscire a ottenere un risultato non ottimo, di più, eccellente. Dovrai affidarti ai tuoi riflessi e al tuo istinto se vorrai vincere questo evento. Il percorso cambierà durante la gara, quindi tempismo e capacità di improvvisazione saranno le tue armi. Vai, siamo partiti. Qui siamo alla guida di una Hyundai. Attento a come affronti le curve. E grazie Scott. Stiamo correndo la gara di Parigi, la Ville Lumière e la città dell'amore. Però, quanti bei sorpassi. Oh, accidenti, Bruno Silva mi è passato davanti. E attenzione, che Lorenzo Vela è ancora in testa, quindi occhio qui che il passaggio è stretto. Era un bel salto. Siamo già arrivati alla fine del primo settore e Lorenzo Vela sta ancora guidando il gruppo. Oh cavolo, ho preso la curva troppo larga. Dobbiamo fare attenzione. Ah, di nuovo. Proviamo a ripartire da qui. Bene. Ora proviamo ad andare in drift. Ha funzionato. E ora raggiungiamo la testa della corsa. Attenzione che qui la strada è stretta. Bene, sei terzo. Vero. Ma quanto stiamo andando in alto? Wow! Che paura! Un attimo, ma noi siamo già stati qui, giusto? Sì, è come se ci siamo stati. Ci siamo stati già prima. Ah, ora c'è un altro avversario a rovinarmi la festa. Harrison Carter. E attenzione che il passaggio è stretto qua. Wow! Bene, attualmente ci troviamo primi con la nostra Hyundai Genesis Coupé con i colori di Pokémon Spada. E attenzione che questa volta si va a destra! Occhio alla curva davanti che è pericolosa. Stai guidando bene, la prima posizione è ancora tua. Verissimo, Scott. Attenzione che qui il passaggio è di nuovo stretto e il mio avversario Harrison Carter è alle calcagna. Come posso lasciarmelo di coda? Possibile che questo trabiccolo arrugginito non sappia andare più veloce? Mannaggia. E poi non manca molto all'arrivo, quindi occhi aperti mentre saliamo la collina. E attenzione, il tracciato diventerà insidioso. E alla curva più che altro attenzione, che è un vero incubo per i professionisti. E senza fare sciocchezze, vinciamo. Che poi alla fine abbiamo girato solo un tondo.
puoi solo peggiorare la tua classifica. Vedi di difenderti. È stato un buon inizio, lo so, ma ci rimangono due gare: Costa Azzurra e Barcellona. La prossima è la Costa Azzurra. Sorpassi in Costa Azzurra sono sempre una scommessa. Cerca di rimanere sempre concentrato. Ciao. Sei nel mezzo della griglia di partenza. Eccomi. Attacca fin dall'inizio e vedrai che riuscirai a guadagnare posizione. Sono davanti a Jorge Espinosa. 3, 2, 1, via! E infatti la Hyundai prima era proprio la mia, quella coi colori di Pokémon Spada. Siamo tornati, Costa Azzurra. Ora si fa proprio sul serio. Stiamo facendo i conti con dei veri ragazzi tecnici europei e... manca poco per salire sul podio. Siamo concentrati sulla nostra corsa. Lo so, le gare da punto a punto in Europa non sono come negli Stati Uniti. E pensa dopo al Giappone. Lì correremo in piste come Okutama, oppure ci saranno altre sorprese a seguire. Attualmente mi trovo al quarto posto con la mia Hyundai con i colori di Pokémon Spada. Callum Kirkwood sta guidando il gruppo. Avanti, dai. Possibile che questo trabiccolo non sappia andare più veloce di quella Mercedes? Sì, è una Mercedes. Avanti, su. Sei al terzo posto. Mica male. Wow! Questo errore mi costerà caro. Attenzione! Wow! Fare a botte con Lorenzo Vela non è mai stata la mia specialità. Andiamo, che siamo già al terzo settore. Non posso fare schifo adesso. Devo arrivare almeno al primo posto. Su. Andiamo. Oh! Mio Dio, mi ha quasi preso un infarto. Ricominciamo. 3, 2, 1, vai. Avanti, dai. Siamo ripartiti. Non dobbiamo fare errori. Dobbiamo restare concentrati sulla strada e tenere a mente che questa gara va da punto a punto. Quindi attenzione e occhi ben aperti. Davanti a me c'è un brasiliano con cui prima ho dovuto fare i conti. Sorpassiamo l'ora, vai, vai, vai! E adesso c'è Lorenzo Vela. Bene. Attualmente mi trovo in seconda posizione con la mia Hyundai Genesis Coupé con i colori di Pokémon Spada. Devo pensare a raggiungere Callum Kirkwood. Il segnale sarà pessimo in galleria, ma noi dobbiamo stare comunque attenti e seguire la scia di Callum Kirkwood. Il bello di alcuni giochi Codemasters è che, per aiutarti a seguire gli avversari, sul percorso ti viene mostrata una serie di frecce colorate. Ecco, quella linea indica la traiettoria ideale da seguire, mentre il rosso più che altro sono le zone di frenate. Bene, sto guidando benissimo, sono al primo posto. Oh, di nuovo questa musica di sottofondo agghiacciante, ti prego. Vediamo che manca pochissimo. Coraggio. Attraversiamo questo tunnel fino all'uscita, affrontiamo la curva con moderazione e ora verso il rettilineo finale. Vinciamo! Che bella vittoria! Mica male. Siamo attualmente in prima posizione nell'evento. Ci rimane solo una gara. E per fortuna la più facile, Barcellona, passaggio cattedrale, che è nuovo secondo me, perché io ho fatto solo la Baia di Colombo, il centro e il giro della Fontana. Wow! C'è molto spazio di manovra qui, quindi stai attento. Certo, Scott. Finiamo la stagione alla grande,
cerca di salire sul podio. Quella Hyundai che ho visto in fondo era forse la mia? Sì, credo proprio di averci azzeccato. Vai! Finale di stagione, stiamo arrivando. Siamo partiti. Ora stiamo guidando a Barcellona, in Catalogna, Spagna. Quest'area è nuova. Siamo passati vicino alla Sagrada Famiglia, la più bella delle cattedrali a Barcellona. Ora staremo andando verso la Baia di Colombo, oppure verso il centro città. La prossima vettura non è molto distante. Già, ma ora dovremmo preoccuparci di una sola cosa: far mangiare la polvere ai miei avversari. Alla prossima Baia di Colombo. Ora pensiamo a correre verso il centro città. Attualmente mi trovo al quinto posto con la mia Hyundai con i colori di Pokémon Spada. E se c'è un brasiliano che rallenta, quello è di sicuro Bruno Silva. Wow, attenzione qui. Due giri al traguardo finale. Forza, cerca di guidare. Sarei più pulito. Ci provo, Scott. È che quest'auto andrà domata come un cavallo da corsa o come un toro impazzito. E poi diciamolo, siamo in Spagna. Mica male, eh? Di sicuro avrete sentito parlare della corrida. È tipo una specie di combattimento, ma contro dei tori. L'obiettivo è, diciamo, far passare il toro sotto la muleta, che sarebbe una specie di drappo rosso che usa il torero, e poi stancarlo e infine ucciderlo. E infatti esistono varie categorie di matador: i banderilleros, i picadores e il matador. La prossima vettura è vicina. È così che si struttura la corrida. Ah, non sarà possibile sorpassare per la presenza di traffico qui. C'è Lorenzo Vela in testa. E non è la prima volta che mi rompi le uova nel paniere, spagnolo dei miei stivali. Avanti, su. Wow! Manovra di sorpasso sbagliatissima. Andiamo, spingiamo di più. Coraggio, su. Oh. Avanti, su. Stacchiamoci questo britannico di dosso e raggiungiamo quei due spericolati, americano e statunitense, o meglio americano e spagnolo. Stabilito il giro veloce della gara. Ah, di nuovo questa musica. Ottimo così, sei secondo. Già, ma non sarà facile raggiungere Lorenzo Vela, anche perché sta guidando con una velocità talmente incredibile che nemmeno io riuscirei a raggiungerlo. Wow! Avanti, su. Non c'è problema. La prossima volta affronta quella curva con più calma. Specie se sto per raggiungere uno spagnolo che neanche riesco a raggiungere. Ah. Quest'auto andrà domata come un cavallo da corsa o come un toro infuriato. Ma dai, sono al primo posto. Wow! Avanti, dai, reggiamo fino alla fine. Dai, dai. Benissimo! È stato un arrivo al photo finish, anzi, è stato un arrivo al cardiopalma, ma ce l'ho fatta. Che vittoria, la stagione è tua. Ora puoi davvero vantarti, ma cerca di non esagerare. Grazie, Scott. Abbiamo concluso la WSR in Europa e adesso altra pubblicità sta arrivando. Ci siamo. Pubblicità in inglese.
from a seed of an idea to the fastest growing sport today. World Series racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? The secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic, the USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum, and speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? Oh. You know, it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. Lo hai detto. Eccoci qua. La stagione della WSR numero 2 si è conclusa alla perfezione. Abbiamo vinto. E adesso vediamo quanti fan abbiamo raggiunto. Addirittura 879.500 fan, quasi 900.000. Il livello della competizione di questa stagione sarà stagione mai visto finora. Abbiamo l'occasione di presentare la WSR ai tifosi asiatici e del Medio Oriente. Sono mercati importantissimi. Le prime due serie si terranno in Giappone e negli Emirati Arabi. Quindi fa la tua scelta e inizia. Ok. Il nostro garage sta crescendo sempre di più. Ora siamo in Asia. E dobbiamo scegliere una vettura. Giapponese, suppongo. Vediamo un po' che possiamo scegliere. Quale preferisci? Devi scegliere una vettura per le prossime gare. È la stessa Nissan che c'è su Grid, anzi su Race Driver Grid. Quindi prenderò questa, perché credo che vada abbastanza veloce. È una buona decisione. Te la faccio preparare immediatamente. Non scomodarti, Patrick. C'è un altro sponsor che vuole associare il suo nome al tuo. Ok, intanto però cambiamo alcune cosucce. Allora, al posto di kicker, che possiamo mettere? HKS? O Jun? No, io direi HKS. Poi, al posto di Liquimoli possiamo mettere Flip. E al posto di Hooker Aiders, se c'è, possiamo mettere eccolo qua, Simpson. Oh, no, che dico, possiamo metterci Bell. Chiaramente non fa campane, la Bell fa caschi altrettanto costosi. Cifre esorbitanti. E al posto di Lumination possiamo mettere Champion, che chiaramente fa candele, e aggiungere un nuovo sponsor. Avanti, cosa c'è di interessante? Non mi dire che hanno tolto Simpson. Kicker l'ho già usato, ma sì, perché no, mettiamo Kicker. Proseguiamo. Se vogliamo che la WSR sia famosa in tutto il mondo, dobbiamo assolutamente sfondare sul mercato asiatico. Se ci riusciremo, questa stagione sarà la più importante della storia della WSR. Esatto, Patrick. Molto bene. Prima di andarcene, però, cambiamo un po' i colori della nostra vettura. Dunque, io direi di tenere il blu come colore base, ma cambiamo la forma. Carina questa con la bandiera a scacchi, mettiamo questa. Allora, colore schema 1 direi di tenere il color arancio. Per il dietro il bianco ci sta bene. E qui direi di mettere un bel rosso.
mica male. Però se ci fosse un motivo migliore... Perfetto, visto che siamo in Giappone. Ecco, ora sarebbe già qualcosa, però... No, aspetta. Direi colore schema 2 rosso. E colore schema 3... Bianco, no? Perfettissimo! Anzi, è bellissimo. Un anziano signore e una geisha. Questi sono proprio dei bellissimi motivi giapponesi. E il colore delle ruote, direi di mettere un bel giallo. Ci siamo. E cambiarle magari. Perfette, mica male. Adesso possiamo completare la vettura e applicare la livrea col motivo giapponese, visto che siamo in Asia, a tutte le vetture. Miei prodi, siamo finalmente giunti in quella che è l'Asia, come previsto da Patrick Callahan. E come potete vedere, la nostra vettura ha dei motivi asiatici, il simbolo yin e yang, Cina, il vecchio signore e la geisha che rappresentano il Giappone. Nel prossimo episodio, infatti, inizieremo a correre in Asia, dove conosceremo il primo club asiatico, i Kowloon Dragons. Che non sono certamente i parenti della band americana nota come Imagine Dragons. Saranno specializzati in una disciplina che io ho già corso sul Race Driver Grid. Un saluto a tutti voi e a chi mi segue. Bye bye!